Allegri, la Juve ed Allegri puntano allo scudetto, non lo dice perché sennò altrimenti potrebbe essere una stagione fallimentare. Lui è il mister alibi e quindi dovrà sempre trovare, più che mister alibi, io lo chiamo Massimiliano la scusa. Quindi voglio dire, dovrà sempre trovare. Ormai è diventato qui, scusa. Tu ridi, ormai è una Non scusa ero per dire. preparato a questa cosa, l'hai cacciata stasera, cioè. Negli ultimi due anni Bellissimo. è stata sempre la scusa, la colpa è degli allenatori, la colpa è dei giovani. Noi purtroppo abbiamo nella partita con l'Empoli sfido chiunque a farti togliere 8 punti, 10 punti. Signori miei, caro Massimiliano Allegri, la Juve, e purtroppo non so già neanche che colpa tua, gioca male, prenditi, assumiti una responsabilità. Dice, io sono l'allenatore, guadagno 7 milioni di euro all'anno, mi avete chiamato per vincere. Non vinco, anche e soprattutto, non solo per colpa di giocatori, ma anche per colpa mia. Invece, negli ultimi 2 anni è sempre una che è stata, e correggetemi se sbaglio, è stata sempre una scusa. E mo era colpa degli allenatori, e mo era, scusate, mo era colpa di giocatori troppo giovani, e poi era colpa di giocatori troppo stanchi, e poi purtroppo era colpa dei punti che ti hanno tolto. E poi ti hanno rimesso e te li hanno tolti, ed era la stessa cosa. È stata sempre una scusa. Allora, onestamente, io preferisco un allenatore che si assuma la responsabilità. Abbiamo perso, io sono allenatore, ho sbagliato. E secondo me, visto questa continua scusa che ha usato in questi ultimi 2 anni, queste continue scuse, ho paura che ha paura di parlare di scudetto, perché se poi non arriva, potrebbe poi doversi assumere delle responsabilità. Che ha dimostrato negli ultimi 2 anni sportivamente, preferisce non assumersene tutto ciò. Poi una persona che ha la mia stima, per carità, ci ha fatto vincere tanto in passato. Ecco, per esempio, questa è la differenza che io trovo. Massimiliano Allegri, cari amici, in passato, quando la squadra vinceva, lui riconosceva massima, cioè la vittoria, lui la riconosceva ai ragazzi. Quindi Antonio Conte, che invece interveniva sempre in prima persona. Allegri, il primo Allegri, io quello che notavo era quello che lasciava i meriti delle vittorie ai ragazzi. Questo, secondo Massimiliano Allegri, quello che noto io invece è che scarica sui ragazzi molte responsabilità, Ma quindi è per questo io coerente, non. Mario, se ci pensi è coerente, perché dà meriti e demeriti perché dipende soprattutto dai giocatori per lui. Cioè lui è coerente in questo se ci rifletti. Lui prima dava, noi pensavamo fosse umiltà, no? Un modo di dire, giustamente, complimenti ai ragazzi, quasi a mo' di battuta, però in realtà sapeva di avere demeriti. In realtà, secondo me, lui, davvero la sua mentalità, il grosso lo fanno i giocatori, quindi complimenti ai ragazzi quando vinciamo, però la prima cosa pensa ai ragazzi appunto quando sbagliano e non vincono, perché dipende molto dai giocatori. Lui dà il grosso dei meriti e anche dei demeriti ai giocatori, perché secondo me pensa che l'allenatore davvero debba fare meno danni possibile, come dice Domenico, spesso, cosa che scusami, fa poco. se come dice lui l'allenatore incide molto poco, ma mi dice a me perché lo stanno pagando 7 milioni di euro? Perché lui non ha detto, scusate, l'allenatore incide il 20%, Sono datemene il 2 d'accordo. milioni.